Ciao a tutti e benvenuti in questo mio nuovo video. Come richiesto da vari utenti nei commenti ai miei video da un po' di tempo e come annunciato nel mio vlog numero 1, oggi voglio presentarvi il mio deck di Yu-Gi-Oh! È in un certo senso un ritorno al passato perché non faccio video su Yu-Gi-Oh! Da circa 2 anni. Comunque i video più visti del mio canale di Yu-Gi-Oh! Sono di 3 anni fa. Come dicevo, mi è stato richiesto di far vedere il mio mazzo, che è qui. Che dire, il mio mazzo è molto semplice, non è un mazzo tematico, non è un mazzo con carte recenti, la maggior parte sono carte vecchie delle prime generazioni, delle prime serie, perché io sono legato soprattutto a quelle vecchie serie. È un mazzo che contiene molte trappole, cattive e bastarde, è un mazzo che contiene mostri anche di livello basso e con molto attacco, e adesso andiamo a vederlo. In cima alla lista troviamo uno dei miei mostri preferiti e uno dei più forti del mio mazzo. Si tratta del leggendario Drago Bianco Occhi Blu, che non ha alcun bisogno di commenti. La seconda carta è Cyber Aligatech, un mostro con 2500 punti di attacco e solo livello 5, quindi abbastanza utile. Sempre di livello 5 abbiamo Scudo del Millennio con 3000 punti di difesa, carta che può tornare davvero utile, e altri 3 mostri normali, tutti di livello 4 con 1900 punti di attacco, quindi una buona cosa. Abbiamo Comando Alieno, il vecchio buon Drago Avido con 1600 punti di difesa e la carta degli Elfi Gemelli, anche questa molto vecchia. Ora passiamo alle carte mostro con effetto. Il primo, di livello 8, carta molto potente con un buon effetto, è Il Creatore. Sempre di livello 8 con potenza d'attacco superiore addirittura al Drago Bianco Occhi Blu troviamo Tiranno Superconduttore. È una carta davvero distruttiva sia per il nome che per i punti di attacco che anche per la sua immagine. Successivamente ho inserito nel mio mazzo Grande Maju Garzet di livello 6 con attacco e difesa 0, però i suoi punti di attacco e di difesa diventano il doppio del mostro sacrificato, quindi ad esempio sacrificando appunto il Tiranno Superconduttore i suoi punti di attacco e di difesa diventerebbero il doppio, quindi 6600. Di livello 5 con un effetto scoperta piuttosto interessante, Insetto mangia nobiluomini. Questo ovviamente è l'evoluzione del vecchio Insetto mangia uomini e penso sia ancora migliore. Di livello 5, che può essere evocato tramite evocazioni speciali in alcune occasioni, abbiamo Cyberdrago. Questa è una carta che mi è sempre piaciuta e quando finalmente sono riuscito a trovarla comune l'ho messa subito nel mio mazzo. Forza d'attacco Goblin Delete, lo stesso esatto effetto di Forza d'attacco Goblin, con 100 punti di attacco in meno, ma almeno 1500 punti di difesa e non 0. Un altro mostro con effetto scoperta si chiama Guerriero d'Ardesia, anche questo molto vecchio, 1900 punti di attacco, ma se viene scoperto aumenta il suo attacco di 500 punti. Drago Tempesta, una carta molto più recente di tutte le altre, un mostro con un effetto abbastanza interessante. Difensore, eroe del destino, livello 4, 100 punti di attacco e 2700 punti di difesa, davvero tanti punti di difesa, ma ha un effetto che avvantaggia l'avversario, quindi ha i suoi pro e i suoi contro. Per evocare mostri luce di livello 8 grazie a una semplice strategia come ad esempio Drago Bianco Occhi Blu, il creatore e il tiranno superconduttore, utilizzo Kaiser Cavalluccio Marino, che può essere utilizzato come un doppio tributo per evocare un mostro luce. Parlavo prima di carte stronze e bastarde, non solo le carte trappola, ma anche alcuni mostri come ad esempio New Doria, che quando viene distrutto si trascina dietro un mostro dell'avversario. Stegosauro Oscuro è un mostro che ho inserito nel mio mazzo per la mia politica della grande difesa e grande resa. Quando viene attaccato viene messo in posizione di difesa a 2000 punti, quindi in effetti ci può stare. Muro Illusorio, buona difesa, 1850, carta vecchissima del mazzo introduttivo Yugi. Cyber Ginnasta, livello 4, 1800 punti di difesa, abbastanza buono, l'effetto è davvero interessante e questa carta, rispetto a questa illustrazione, questa è la versione censurata. Un altro mostro che può avere un effetto cattivo è Criwell, questo, o questo qui. Quando viene distrutto può distruggere un mostro avversario. Assaltatore Magico, livello 3, 600 punti di attacco, può attaccare direttamente i punti dell'avversario. Questa carta si trovava nel gioco per Nintendo DS che io ho comprato appunto, Yu-Gi-Oh! World Championship 2007. Marshmallow, altro mostro abbastanza interessante, non può essere distrutto in battaglia, quindi. Deskuala, livello 3, 1800 punti di difesa, ha un effetto scoperta che infligge danni all'avversario. Ultimo mostro con effetto che mi aiuta a recuperare le mie carte trappola stronzissime si chiama Maschera dell'Oscurità. vecchissima anche questa, dal mazzo improduttivo Pegasus. Ora le carte magia. La prima che ho messo nel mio mazzo è Scambio di Anime, che può farmi utilizzare un mostro dell'avversario come tributo per i miei. Agnelli Dispersi, che mi fa evocare 2 token. Potere del Mago, una delle carte magia equipaggiamento migliori in assoluto secondo me. Questa carta vecchissima, alle origini era credo ultra rara. Fulmine Voltex, perfetto per distruggere i mostri scoperti dell'avversario. Lancio del martello, perfetto per distruggere un mostro dell'avversario. Mostro resuscitato, so che è proibita a livello di tornei tutto quanto, comunque io l'ho sempre usata questa carta perché non ho mai partecipato a tornei e cose del genere, e comunque io gioco una volta tanto con i miei amici quando ci viene voglia, quindi comunque abbiamo, diciamo, quasi sempre usato carte che sono state un po' proibite e non. Quindi mostro resuscitato, fino a che uno non mi dice ehi toglila, io la uso. Spada rivelatrice, carta anche questa antichissima che può essere molto utile. Tifone spaziale mistico, classicissimo. Nucleo oscuro dal film Yu-Gi-Oh! Il film del 2004, che può rimuovere un mostro sul terreno. Pendente nero, altra carta equipaggiamento molto vecchia, aumenta di 500 punti l'attacco e quando viene distrutta infligge 500 punti ai life points dell'avversario. Tributo al dannato, altra carta utile per distruggere un mostro dell'avversario. Differente capsula dimensionale, anche questa è una buona carta perché ti permette di aggiungere alla tua mano, dopo vari turni però, una carta a scelta dal mazzo, quindi può sempre servire. Spirito combattente è una carta magia equipaggiamento un po' più recente delle altre carte e ha un buon effetto. Adesso passiamo all'ultima categoria di carte, le carte trappola. Qui, come prima carta, ho Diritto di Nascita. Innanzitutto ha un buon effetto perché permette di resuscitare dal cimitero un mostro normale. Poi innanzitutto io l'ho messa nel mio mazzo appunto perché adoro questa carta, questa in particolare, perché ora mostro un attimo se si vede, ma non so, perché è rara ultimate, è una delle poche rare ultimate che io ho trovato nella mia vita e perciò la adoro. Una delle carte trappola più perfide, stronze, distruttive ma utili della storia, anche una delle più rare e di più gran valore soprattutto tempo fa. Si tratta di Forza Riflessa, ultra rara, molto interessante. Metalmorph, altra carta molto interessante, questa ha la seconda illustrazione. Condensatore di danno, un'altra carta interessante che può fare evocare un mostro. Cilindro magico, altra carta che stoppa l'attacco nemico, infligge i danni, quindi cosa vuoi di più dalla vita. Richiamo del posseduto, anche questa è una carta interessante per rievocare mostri dal cimitero. Venditore di bare, che infligge danni all'avversario ogni volta che un mostro viene mandato al cimitero, e purtroppo qui non ho trovato l'illustrazione grande, ma vabbè, dettagli, è una carta stronza. Annulla attacco, altra carta molto interessante che, se non ricordo male, se non sbaglio, viene messa anche negli starter deck attuali, quindi andiamo bene. Scudo prosciugante, sempre della serie bastardo, blocca attacco e aumenta anche i life points. Rovine diffuse, altra carta che quando un mostro avversario attacca distrugge un mostro sul terreno avversario. Corda dell'Anima può tornare utile in alcuni casi, certo ha un costo di 1000 life points, però in alcuni casi davvero può tornare utile. Un'altra carta sempre stronza è Armatura Sakuretsu, che tutti conosciamo ovviamente. Scudo d'abbraccio magico, carta molto vecchia che si vedeva nella prima serie animata di Yu-Gi-Oh! È utile quando un mostro avversario attacca perché si può dirigere il suo attacco verso un altro mostro, e quindi cosa vuoi di più dalla vita anche di questa? Cancello del danno, anche questa è una carta simile a, diciamo, Condensatore di danno o a Corda dell'Anima, che permette di evocare anche questo un mostro dal cimitero. Ultima carta trappola del mio mazzo, molto interessante, con un effetto alquanto buono, ha un piccolo svantaggio in un certo senso, ma Poltiglia Rifletti Metalli, molto vecchia, può essere, diciamo, evocata sul terreno e diventa una carta mostro con 3000 punti di difesa, quindi cosa vuoi di più dalla vita? Bene ragazzi, per questo video su richiesta era davvero tutto. Il mio mazzo l'avete visto tutto completamente, potete chiedermi qualsiasi cosa sulle carte o qualsiasi cosa inerente a Yu-Gi-Oh! Potete chiedermi anche di fare qualche altro video in futuro come questo, qualsiasi richiesta potete farmi. Potete continuare anche come al solito a farmi domande per il FAQ time, come volete, e se volete dirmi mi vuoi scambiare, mi puoi scambiare questo, mi puoi dare questo, ok, potete scriverlo tranquillamente, io posso anche rispondervi, però se ci sono carte nel mio mazzo è difficile che io le scambi. Eventualmente se ho carte nel mio album, ok, quelle ci stanno, ma carte nel mio mazzo è molto difficile che io le scambi, dico subito questo. Eventualmente in quel caso, se uno mi vuole proporre uno scambio qualsivoglia, eventualmente in quel caso se uno mi vuole proporre uno scambio, un acquisto, qualsiasi cosa del genere, preferirei a questo punto che mi scriva ad esempio su Facebook. Appunto lascio tutti i miei contatti qui sotto nel video e in sovraimpressione come nelle televendite, e quindi magari mandatemi un messaggio privato su Facebook, mi dite: ciao, guarda, ho visto il tuo video, mi scambi questo, mi dici, e io posso rispondermi tranquillamente. Ovviamente, come dicevo, nel mio mazzo ci sono carte che non do via, magari ho il mio album personale della mia collezione, ho molte altre carte, posso lì proporre qualcosa, scambi, vendite, così. Magari in un prossimo video potrei farvi dare una rapida occhiata al mio album della mia collezione personale e poi a tutto il resto delle carte che ho. Ovviamente ci tengo a dire: mettete un mi piace al video se vi è piaciuto, lasciate un commento, scrivetemi quello che volete, basta che non siano insulti, perché tanto io vi rispondo male, non è che mi offendo. Vi saluto davvero tanto, vi ringrazio e vi do appuntamento al mio prossimo video, che penso potrebbe essere il fuck you time o come cacchio si dice. Bando alle ciance, io vi saluto davvero, ciao e alla prossima.